questo vlog un pochino tardi, ma sono non ve lo dico adesso, lo scoprirete dopo. Dunque, abbiamo fatto qualche prima volta precedente dove c'era l'artista che si lascia andare. Settimana scorsa abbiamo avuto Maurizio Moro, che è stato per forza da solo. Quasi finiamo a fermarlo, ovviamente. Si è lasciato andare di brutto. Abbiamo avuto anche Lorenzo Di Cintra, che si è cantato chiederemo l'uomo quasi a cappella un po' di settimane fa. Non vedo strumenti sul palco, quindi suppongo che non sia previsto umidità. Ciao a tutti, però sono al Vulcano Buono. Tra poco ci saranno le vibrazioni qui per il firmacopie. Siamo un po' più rilassati, ci si diverte sempre di più. Faccio fare anche un saluto da Instagram se riesco, anche dallo speaker radiofonico. Vediamo se lo riesco ad acchiappare di nuovo. Il nostro Bruno Mars, il nostro Andy Previz,
è il nostro Arnold, anche se probabilmente voi Arnold manco ve lo ricordate, l'abbiamo fatto proprio anni 80. Ma vero? Bravissima ragazza! Cosa sto dicendo, Willis? Erano tre le cose belle, i Robinson, i Jefferson e Arnold. Poi i Robinson ti sono un po' scaduti in un cuore quando hai saputo che il signor Robinson aveva diventato un Hollywood. Questa cosa un po' ci ha destabilizzato, però a letto delle informazioni destabilizzanti Robinson erano una figata. Del passato, CD scroccato da un TV sorrisi e canzoni. Voi non lo sapete, ma ma qualche anno fa TV sorrisi e canzoni creava delle compilation di vari cantanti e io lo acquistai. Questo c'è una cosa un po' più sexy, dai, questa è forse la canzone più sexy delle vibrazioni. Tutta la notte. Baciami. Baciami ancora. E poi la natura entra a preghinarti per cogliere il mio sole. Ma sarà perché sei così lontano. Questo è il microfono dal quale parlerà Francesco Sarcina. Ho interpretato il tuo pensiero. Sei pericolosissimo, sei pericolosissimo. Questa è la chitarra made in China, diciamo. Ok. Una chitarra economica quanto può costare? Andate sulla pagina Facebook Vulcano Buono, cliccate mi piace, sezione foto, evento, le vibrazioni, vi trovate. Signora col carrello al primo piano col palloncino giallo nel carrello. È in posizione, vuole il via? Signori, ci siamo! Okay. Oh yes! Oddio, sto morendo! Come l'hai presa? Come hai preso lo scherzo delle iene? Come hai reagito dietro le quinte? Sono ancora provato, non vedi che faccia che ho fatto. Sono stati un po' cattivelli, dai!
sono stati un po' cattivelli con te, io... No, sono stati dei bastardi, vero? No, non ho cattivelli, sono proprio cattivelli, no. Ma sono tutti questi due, li vedi? Erano complici. Ci manca uno che purtroppo non sta bene, però sono stati cattivissimi, ma la pagheranno, ovviamente, quando meno se lo spaccheranno. Vero, ragazzi? Vorrei fare una piccola riflessione per i miei 30 anni. Io non ho fatto niente, non lo so più. C'è una richiesta qui, vai. Verresti a cantare per i miei 30 anni? Sarebbe un sogno. C'è un prezzo per tutto, diciamo. Parliamone. Vuoi darmi l'indirizzo, codice fiscale, vi trovi sotto casa con la chitarra. Oh, però Bacoli è un bel posto, Domanda. Allora, ci abbiamo un batterista qui. Prego. Va bene. Instagram. L'applauso alla dimensione, vogliamo un po' la vostra. Con un numero compreso tra 1 e 50 si mette subito. Raga, cioè, sono passate circa 2 settimane, no, dal firmacopie, circa 2 settimane dal grande evento, no? Ma credetemi, io, cioè, ragazzi, ho ancora l'adrenalina che mi pulsa nelle vene, cioè, è stato troppo bello, non si può descrivere l'emozione, c'è un qualcosa di talmente forte, no, quando incontri il tuo idolo e hai la possibilità di poterci parlare anche se solo per qualche minuto, no? Cioè vorresti riempirlo di domande, vorresti dirgli qualsiasi cosa, cioè l'emozione che ti sovrasta, non ti fa capire niente in quel momento, ti viene solo voglia di fermare il tempo, di stringere forte il tuo beniamino e mettere tutto in pausa, cioè bloccare il tempo fermare il tempo in quel momento, cioè non si può capire, cioè veramente forse si può capire solo chi ha incontrato il proprio idolo durante la propria vita, non so, cioè comunque sono tante persone che hanno avuto questa occasione, cioè veramente talmente che sono ancora emozionata, no? Mi sto impappinando io il discorso, cioè è qualcosa veramente di straordinario. Poi vabbè, Francesco è come il vino più vecchio e più buono, cioè non si vuol capire. E poi vabbè, cioè ho avuto veramente la conferma che sono dei ragazzi buoni e genuini, sono dei ragazzi dall'animo buono, dei ragazzi semplici che non si sono montati la testa, non, cioè si divertivano proprio a fare le foto con tutti i fan, a scambiarci qualche parola, oltre a fare gli autografi, però cioè magari altri sarebbero atteggiati a modi diretti con questo, la loro carriera, cioè veramente loro che possono farlo lo fanno, invece tanti che non sono nessuno si credono di stare sul piedistallo, cioè scendete ragazzi, cioè non si può capire, troppo bello, è stato un qualcosa di unico, cioè dai vari spezzoni di video che vi ho fatto vedere, alle varie foto, oppure chi mi segue su Instagram ha potuto constatare che io sto proprio con la testa nel pallone, mi è stata veramente una sensazione troppo bella. Cioè io ho aspettato 15 anni per una cosa del genere, cioè io ovviamente sono andata nel corso degli anni a vari concerti, mi è capitato sì
di incontrarli, di scambiare sì, però un qualche salutino, non diciamo, non di poter scambiare qualche parola in più, ecco. Mi ricordo, vabbè, questa la devo raccontare, mi ricordo che quando li ho visti dal vivo la prima volta era il team tour del 2005, Napoli, Piazza del Plebiscito, se non mi sbaglio 3 settembre 2005. Io, vabbè, per convincere i miei amici di allora ad accompagnarmi ho fatto veramente la guerra, no? Perché loro non apprezzavano particolarmente questo genere di canzoni, diciamo che non apprezzavano neanche la musica italiana e neanche quella straniera, apprezzavano soltanto la musica napoletana, cioè sentivano solo quello e basta, cioè non ampliavano i loro orizzonti, ma questo è un altro discorso. Ad un certo punto mi trovo sta tizia deficiente davanti a me. Allora, il team tour, però ovviamente, se qualcuno si ricorda, se magari ha seguito le tappe svolte in tutta Italia, comunque, beh, non è che essendo, cioè, comunque era come, diciamo, come una sorta di festival bar, quindi comunque non è che era ospite un solo big, ecco, passatemi il termine. Comunque mi trovo sta tizia davanti a me, io poi scatenata come una pazza ad urlare per farmi sentire, ragazzi, non vi dico, ero già fuori di testa a 17 anni, cioè, ma stai zitto, ma vaffanculo, mamma, cioè, vabbè, sono stata pure molto più pesante nei suoi confronti, cioè, ma dico, io vengo a un concerto, mo di chi sia sia, io vengo ad assistere a un concerto come Team Tour, Festival Bar oppure il Wing Famer Festival come stava facendo negli ultimi anni, cioè io vado là, sto con le braccia incrociate e mi sto zitta, no? Cioè, proprio no, cioè io vado, se vado a un concerto vado per divertirmi, assolutamente, se vado a vedere uno spettacolo vado per divertirmi, non per stare come una mummia, cioè assolutamente no. Ma penso l'avrebbe fatto chiunque sarebbe stato sotto tiro di questa cretina, perché così si deve chiamare, non mi fate essere volgare. Ti stai zitto, fanculo, ma la seconda volta, ma statti a casa, cioè, ma se tu devi fare la mummia così, lei è fidanzata, non lo so chi era, diciamo, a quale famiglia faraonica apparteneva, non lo so da quale piramide, da quale sarcofago venivano, giuro, mamma mia, che palle. Non lo so, cioè, due statuine, due mummie, non saprei neanche definirli, cioè, ma non lo so, ripeto, vado a un concerto per divertirmi, mo, al di là della mia, al di là che ora è andata per le vibrazioni, però pure se fossero state, non lo so, Giannana Nini o altri, io vado per cantare a squarciagola le loro canzoni, cazzo, vabbè, lasciamo stare. Niente, che dire più, veramente, non... ragazzi, non so se vedrete mai questo video, ma grazie, 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 secondo me, cioè, grazie, grazie della serata, grazie per i momenti che avete regalato a me e a tutti i vostri fan. Allora, ancora emozionata, giuro. Che dire più, io spero che magari in futuro ci saranno altri momenti del genere e sicuramente io li seguirò qualunque cosa accada, diciamo, loro, seguirò la loro carriera sempre e comunque. Grazie a tutti, grazie per aver visto questo video, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun altro video, aggiungetemi sui miei social, Instagram e Google+, il link sono qui sotto, e che dire, cari follower, io vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!